Eccomi qua, scusate il ritardo di un giorno e 20 minuti. Uh, siamo io, e Adriano. Adriano adesso torna a prendersi il caffè. Abbiamo avuto altre cose. Altre cose e quindi niente, quindi niente, ieri non ci siamo stati. Adesso uh, ci siamo a un'ora che molti non si aspettano, quindi ci vedrete probabilmente chi avrà voglia di ascoltarci in uh, differita Igor invece c'è sempre rapidissimo uh, velocissimo, ecco che è arrivato Adriano, lo facciamo entrare eccolo qua, ciao carissimo mm. buonasera non so quanti siano presenti perché è già in ritardo, soprattutto nel giorno eh sì sì comunque vedo che le persone stanno arrivando, sì mi sono già scusato ieri non mi ricordo neanche il motivo, insomma ieri non potevamo oggi eh, mi sono scordato io Dell'ora, nel senso che Engrossed in a conversation, non ho guardato l'orologio fino a che ho visto l'email del professor Pavetto. Oh, ma dove ti sei? E quindi eccoci qua. Buon dì a tutti. Come vedete, dal tema, che c'è una vena di ironia, ma insomma, um, non del tutto. Ah, l'abbiamo messo lì in inglese perché l'Adriano me l'ha suggerito in inglese. Death being the sense of life, is there more? Well, probably the death is not the sense of life, it's just the end of it. Il sense of life, se c'è, è, è qualcos'altro. Ma lascio la parola al professore che me l'ha proposto. Caro, tu, il microfono è tuo. Uh, una, uh, avevo due cose in testa per motivi che non hanno nessun interesse. Uh, che sono strettamente personali, uno era appunto la morte, uno era l'amore. Forse è meglio cominciare dalla morte così ci togliamo dalle scatole questo incomodo. Io ho ascoltato e ho anche letto delle cose, c'è cioè della gente che adesso si occupa del senso della vita quasi in modo tecnico, filosofico, per cui è noto che le domande famose producono barzellette. La migliore è quella secondo me del santo che in India si trasferisce eh, sopra l'Himalaya, sta a 8000 metri eh, d'altitudine, e, e uno cammina appunto da, non so dirvi dove, da lontanissimo, va a piedi, attraversa i mari, gli oceani, i monti, le foreste, scala le montagne. Alla fine, finalmente trova il santo a cui chiede qual è il senso della vita. Questo gli risponde: 69. Una volta lui dice, ma non capisco, lo risponde. Allora il Santone giustamente dice, il senso della vita è una fontana. Ma come una fontana? Ho fatto, che ne so, 10.000 chilometri per trovare tu che sei il più saggio ah, e mi rispondi che è una fontana. Il Santone, che invece è effettivamente è molto saggio, risponde, va bene, allora il senso della vita non è una fontana e la cosa finisce. Perché trovo la cosa un po' bizzarra? Principalmente perché eh, la nozione di senso è una nozione mal costruita. Cioè, che ne so, il senso di. No, no, per fare un esempio, cos'è il senso delle fughe di Bach? Esiste, sono insensate. Beh, c'è un senso in cui c'è una struttura, nel senso in cui ci si trova a quando si ascolta e si fa un po' da attenzione, si comincia a capire che ci sono delle vere strutture, che sono degli incastri tra ripetizioni e tante cose di questo genere. In molti casi qual è il senso di Orietta Berti è probabilmente impenetrabile, nel senso che o non ha un senso oppure sono frasi in libertà. Eh, finché la barca va, lascia andare, il che va benissimo, ma che senso ha, non si sa. La vita... che è già stato minacciato, qualcuno ha detto che contatterà Orietta Verdi e che i suoi avvocati. No, ma Orietta Verdi mi piace, ma appunto io invece sono uno di quelli che dice... Se, senza senso va tutto benissimo, nel senso che come avete notato penso che la vita cosiddetta non abbia senso. Se la domanda del senso è una domanda, come dire, un po', un po delle domande che si pongono i filosofi, qual è la natura o se volete qual è l'essenza della vita? è un fenomeno di scarsa importanza, un fenomeno biologico che ha poca incidenza, forse pochissima, che dura, sulle scale di queste, di queste affermazioni, un tempo molto limitato, cioè la vita da cosiddetta agli umani da quello che si capisce al massimo a 400.000 anni, da quello che si riesce a capire, non è neanche detto che siamo in grado di essere molto molto chiari sulle forme di datazione, perché i casi intermedi, cioè era lussi in Africa umana o quasi umana o preumana, ma comunque diamogli anche un milione di anni, siccome la vita stimata dell'universo, mi dicono, sia miliardi di anni, è un po' pochino, ecco, è come che ne so, la produzione di reddito di tricase in Puglia di contro alla, alla, alla produzione di reddito del pianeta. La vita in quel senso è un fenomeno che naturalmente ha una, una tragica e molto breve conclusione. Gli esseri umani vivono da 0,001 a 120 anni, ad essere molto lunghi, il che è molto poco. È questa una risposta a cos'è il senso della vita? Probabilmente no. La mia impressione, e qui ve lo, uh, ve lo propongo in modo informale, è che la nozione di senso sia in qualche maniera un grido verso la narratività, cioè ha senso una storia, una storia che ha un inizio e una fine, è tipico della finzione non a caso, perché la storia viene inventata come tale e quindi anche le cose più strane, cioè che ne so, Ulysses di Joyce, è una giornata, è uno che ha un senso, come si passa la giornata Bloom e Bloom fa un mucchio di cose, trova le sirene, canta, si rade, eccetera, 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 le cose che conoscete meglio di me. Però è una finzione e invece eh, nonostante tutti gli sforzi sovrumani, ad esempio di Maya Shechtman, di tante persone, anche serie, anche in filosofia, è che la cosiddetta vita sia a livello collettivo, cioè la vita degli esseri umani, che a livello individuale, la vita di Palma, non è una storia, è una serie puramente causale di fatti. In cui qualcosa accade per caso, cioè che io sia una persona che è nata a Venezia negli anni 50 del secolo scorso è un caso. Uh, è difficilissimo decidersi in che senso esistano criteri di identità personale, cioè potrei io essere nato in uh, Tanganica nel 1820, ma la domanda no. è al... no, eh, Appunto, alcuni sono chiarissimi: cioè, è la vecchia storia di che era Monono, questo, cioè, poi c'è tutto, ci vuole un problema strano, uh, questo è, è solo perché ieri sera sono stato violentemente interrogato su questa cosa, cioè cos'è un problema filosofico di cui non abbiamo risposta? Un problema filosofico di cui abbiamo nessuna risposta, abbiamo tante opinioni, nessun consenso e uh, nessuna risposta, sembra abbastanza chiaro uh, in che senso sia vero che, uh, che ne so, quando piove ci si bagna, uh, le strade sdrucciolevoli producono una... Eccessiva quantità di incidenti, queste cose sono vere. Non si capisce assolutamente quali siano le condizioni di verità di tutti gli annunciati, modalizzati. La possibilità è il caso più tipico. Cioè, è possibile che Palma sia nato nel 1820 in Tanganica? Cosa determina se la risposta debba essere sì o no? E lì siamo un po' nel vado. Quindi, se sia possibile che sia nato, nonostante la, la certezza granitica di Michele, che la risposta è no, è non si sa, proprio non si sa. Uh, Adriano, cioè... forse banalmente no, buono un attimo perché, eh, siccome Adriano Palma, essendo frutto di una miliardo di casi, è anche frutto, la, la persona che chiamiamo Adriano Palma, eccetera, <coughs> del fatto che è nato al, uh, a Venezia in una certa data in certe caratteristiche, se lo stesso, come dire, a parte che bisognava trasportare anche le condizioni genetiche eh, in Tanganica, si è detto Tanganica, vero? Ah, non mi ricordo più quale cazzo di paese africano avevi scelto, vabbè quello che è. Um, anche se le trasportavamo, poi le contingenze casuali del dove nasceva, come nasceva, chi incontrava per primo, che aria tirava quel giorno, eccetera, eccetera, non, non erano riproducibili, quindi no, l'Adriano Palma, proprio, proprio per la sua eccezionalità <coughs> causale fra i miliardi o i trilioni di, 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 di opzioni possibili, è assolutamente unico e assolutamente caro. Casuale, ecco, esattamente. io uh, eh, qui uh, la cosa si sì, uh, è un'altra digressione, non c'entra direttamente con la sua vita. Io sono meno graniticamente certo di questo, nel senso che, ad esempio, una delle opzioni uh, disponibili sul mercato uh, c'è molta gente che crede alla reincarnazione. In varie forme, c'è cioè, chi pensa che dovrà rinascere come un'altra persona umana. Davanti, al divino, che... davanti al, al divino tutto no, si no. sospende. Il divino non c'entra niente. Poi c'è molta gente, inclusi eh, questi qui della setta severiniana, che dicono che io sono eterno in qualche senso particolare, cioè che anche morto sono io. La difficoltà straordinaria di queste cose è capire come funzionano. Cioè, sono davvero incoerenti o no? E lì bisogna decidersi. Eh, appunto, quando Michele si piegherà a miti consigli, eh, forse vi spiego perché questa cosa, secondo me, è mostrata dall'amore, più della morte. Comunque, perché è importante l'amore? Cosa, cosa? 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 Non ho capito. Eh, eh, una sì. delle due. O si parla di una cosa o si parla dell'altra. Cioè, ad esempio, eh, qui la metto breve e in modo eh, dogmatico. Io non credo di essere unico e credo che nessuno sia unico. Nel senso per me è perfettamente possibile riprodurre me. Perché prende un lungo discorso, che non è il caso. Secondo me la, 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 la forma di. Pensare quando vuoi sia... ne parliamo. No, io di quello sono graniticamente. a meno che non cambiamo definizione, eh? cioè possiamo cambiare no, definizione no, di te. Appunto, stiamo digredendo. L'unica cosa che si capisce. A mio avviso, è che, anche se io fossi unico, questa unicità è un caso esattamente, perché in questo caso è unica anche la, la, la zanzara che mi punge, o, o non so cosa, o il pollo, o il polipo, quello che vi piace a voi. Nel senso, che anche quello è un polipo particolare, che anche e lui giusto. morirà, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa, per avere senso, per essere una storia, Dovrebbe essere quella cosa che non è, cioè dovrebbe avere prima di tutto una struttura. Questo secondo me invece è, è un vero dibattito interessante, cioè se le vite delle persone abbiano una struttura in questa direzione. Cioè, siccome l'argomento non è che ci avevo riflettuto, era a, 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 l'ho preso a scatola chiusa, spiega un po' le parole chiuse, cosa vuol dire che la vita di una persona ha una struttura? La vita di una persona ha una struttura nel senso che, ecco di nuovo il senso, nella direzione in cui… No, no, in questo caso il senso è ben definito, sono d'accordo con te. Il senso è sempre all'interno di un modello, di un contesto e… Allora, quello che in interessa di... è che chi pensa al uh, senso della vita, pensa alla vita o propria o di tutte le persone come una narrativa. In cui ci sia un inizio, un, un climax, okay, un momento più eccitante, una fine, eccetera, eccetera. Magari anche con digressioni e avventure collaterali, però c'è una vera narrativa. A mio avviso, questo è falso. Questo secondo me è un vero problema. Eh, come dire, un problema. Ma però, io su domani, questo sono d'accordo con te, anche perché l'esistenza della narrativa cosa vuoi? Presuppone il narratore e questo implica che penso, o io sono forse anche no, narrato no. da qualcuno. Forse anche no, si può inventarsi, e alcuni lo fanno, che queste cose, ad esempio, moderne di chat GBTP, fanno delle storie. Il narratore, a me non è chiaro che ci sia un agente nel senso in cui esiste l'agenzia umana, cioè la capacità di agire degli umani. C'è un, un fru fru eh, algoritmico, elettronico, eccetera che è capace di produrre delle narrative. Le copia, sì, in un certo senso sì, ma anche la mia narrativa è copiata, cioè io vorrei essere, che ne so, eh, Alessandro Magno e mi invento che ho delle grandi avventure, ma per un caso bizzarro, appunto, non sono, non sono macedone, non sono il figlio dell'imperatore e così via e così via. Eh, queste cose vanno bene nella finzione, a me sembra che l'elemento decisivo... Ed è, il, ed è il motivo per cui la nozione di senso della vita è a mio avviso priva di senso sia davvero il caso cioè questa caccia a meno che d'accordo quindi questa se volete è una tesi che vi invito a smontare uh, il peso secondo me del caso uh, nel, nel, nei fenomeni che attraversano sia uh, la specie come tale che uh, le persone individuali, gli individui singoli, è talmente alto che può darsi benissimo che se qualcuno ha fatto uno sbaglio con i calcoli della temperatura, la generazione prossima alla mia verrà sostanzialmente eh, cotta, eh, bollita dal, dalla crescita della temperatura terrestre. È già successo molte volte, è successo in altri pianeti e buonasera, sarà la fine di questa cosa. Uh, Freud, che in queste cose era molto saggio, diceva cioè che qui danno la caccia al senso della vita, sono dei nevrotici, cioè hanno un'ossessione. L'ossessione è naturalmente che morendo sembra una domanda quasi spontanea, ma che senso ha? Cioè, devo agitarmi tanto, soffrire, guarire, ammalarmi, sposarmi. Yeah, no, no, Lasciamo fermi un attimo, io sono d'accordo su molte delle cose e in particolare su questa cosa. Ma i sensi sono sempre interni a un contesto, non sono mai esterni. Quelli infatti si chiedono che senso ha la mia vita, come se fosse un senso dato, guardandolo dal punto di vista di chi intanto finisce a eh, cercare un senso esterno. E questo, come ha risposto qualcuno, ma come tutti hanno sempre risposto e come alla fine sempre si arriva, o ti inventi una roba infinita, eterna, che non sai neanche definire, gli metti nome a Dio e Dio a, 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 alla discussione, tanto non sai neanche che cazzo dire di sto Dio. Oppure il senso esterno non c'è, il senso è, è, è tutto interno. È come chiedersi che senso ha Via col Vento, visto che finisce, si sì, finisce e ti racconta una storia. Uh, nel caso di Via col Vento, non è detto che la vita di un essere umano debba essere una storia, è una storia per lui se la vuole raccontare. Il senso è una parola come dire, che io non riesco a attribuire alla cosa vita, mentre riesco a attribuirci a me viene spontaneamente attribuirci cose del tipo ci sono, la sto vivendo, che cazzo ne faccio, come mi diverto, com'è che la rendo piacevole per me, nel senso che la percepisco come qualcosa che vorrei avere invece di fare l'opposto, cioè che è sempre disponibile, cioè eliminarla togliendomi la vita. Non ti pare? Cioè io la vedo, la vivo molto così. Eh, hai il microfono uh, spento. No, 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 è acceso. Uh, queste cose sono difficili da... Uh, da giudicare e da giudicare. Uh, suppongo che se uno ha una nozione sufficientemente ristretta, uh, cioè il senso di oggi è essere vivo domani e potere, quando ci riesco, a fare una cosa che mi piace domani, fosse grandiosa o anche minuscola, cioè mi piace andare a giocare con i cani al parco. Non è che deve essere un aggeggio straordinariamente... Ci sono tantissime cose, cioè mi, mi siedo a dormire, non è... Queste le cose sono più grandiose, nel senso che chi abbia personalità fortemente creative domani finalmente scriverò il teorema più importante del millennio. Tutto questo va benissimo, ma la mia, il modo in cui io capisco la domanda sul senso della vita non è di questo genere, cioè non è locale, è... Uh, è generale è globale è il senso della mia vita e alcuni danno delle risposte che appunto sono strettamente locali cioè sposare il marito che voglio e fare dei bambini che siano sani che non facciano scemenze la droga il crimine o oh, peggio queste a me sembrano risposte locali nel senso che anche questo mi sembra cadere sotto la scura implacabile del caso e il caso volle che eh, nessuno è Dio, per cui nessuno dura tanto, tanto meno nessuno dura l'eternità, può essere che ci sia un modo di salvare la storia in cui eh, senso della vita, ripeto per me senso è questa cosa che ho chiamato narrazione, se volete struttura narrativa, sia una maniera di raccontarsela, cioè sia si questa è la mia personale posizione. Siccome questa. Cosa ah, no, è... ma io sono d'accordo su questo. Infatti, sono d'accordo su questo. Io, infatti, la mia reazione a questo è. Tutte le volte che mi è capitato di finire in discussione, anche serie, con persone per cui provavo interesse sufficiente a mettermi a discutere, io cerco. e me lo chiedo tutti i giorni: io tutti i giorni mi chiedo se mi diverte vivere, se mi diverte, se mi dà piacere, se ce lo trovo. Dove il piacere sta anche in quelle robe che chiamiamo dolore, ma se lo trovo che valga la pena. Ah, che valga la pena cosa? Il fatto, eh, che credo tu ne sia ancora più cosciente di me, che esiste una fatica mentale del vivere. Il quale, la quale fatica mentale la percepiamo, io la chiamo mentale, alcuni potrebbero dire emozionale, psicologica, quello che vuoi, ah, la quale la percepiamo come un costo ah, di vivere attraverso dolori o anche di vivere attraverso fatiche mentali di decidere di comportarsi in una certa maniera piuttosto che in un'altra. E, e saremmo felici di, di non doverli avere questi costi. Se ognuno di noi ci offrissero non avrei questi costi. C'è un esempio banalissimo, per me è stato molto cruciale, la morte di mia madre a me ha colpito moltissimo. Abbiamo in certo senso cambiato la, 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 la. in maniera sostanziale l'equilibrio emozionale e anche mentale. Se avessi potuto evitarla, l'avrei evitata. Dopodiché, diventa quasi un calcolo, solo che è un calcolo che non fai con, con la calcolatrice. No? A fronte di questi costi e di quelli futuri, meglio che la faccia finita oggi o vado avanti e, 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 e mi invento delle cose da fare. Sì, quella del senso non l'ho mai capita neanche io, che è senso. da quando ho smesso di essere religioso. Quando ero religioso pensavo avesse un senso la vita, perché la vedevo come appunto una narrativa, un piano. C'era un piano della mia vita, l'aveva fatto sto signor Dio, e lui aveva un piano e io dovevo compierlo. E lo vivevo molto così. Ah, ne discutevo proprio in questi termini e ne pensavo in questi termini. C'era qualcuno che aveva un piano, che aveva appunto, la mia vita era una storia, un romanzo, uno dei tanti romanzi scritti da costui che io dovevo indovinare tra l'altro perché c'era tutta sta roba del libero arbitrio perché lui sapeva quello che avrei fatto giusto o sbagliato però io avrei dovuto indovinarlo c'era come giocare a nascondino col cervello eh, non lo so io ti sto rispondendo proprio come la penso io allora, non so che... penso che ci sia uh, più una una distonia di linguaggio uh, messa come la metti tu eh, non d'accordo eh, siamo Larghissimamente d'accordo, cioè, per una persona che fosse una persona religiosa, questa cosa è una narrazione che in qualche modo mette una X in tutte le caselle della formula, perché? Perché, innanzitutto, c'è una narrazione, cos'è? È un piano provvidenziale alla fine dei tempi o di quello che vi pare a voi, tutti entrano in questa specie di gloria, cioè, saremo tutti salvati. Uh, per chi creda a queste cose, capisco benissimo che allora c'è una vera narrazione, è una vera narrazione che in parte ha proprio i, i tratti del romanzo, cioè le angherie che si subiscono, la sofferenza nei casi estremi, il martirio dei dolori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma capisco benissimo che se uno pensa che questi siano i se volete, uh, i capitoli uh, di un immenso romanzo che alla fine termina con. La gloria e la salvezza, non nel senso che ti salvano dal naufragio, ma perché tutti sono salvi, uh, nei sensi di persone come Simone Weil. Allora la cosa è sensata. Se togliete quello, che, che ne dicano i, i vari, a mio avviso, deficienti, stile Heidegger e compagnia, uh, il senso della vita, Heidegger due volte dice che il senso della vita. Adesso, adesso, è adesso è... mi metto a difendere Heidegger, ve lo giuro, se non altro per rompergli il cazzo. No, ma rompete tutto quello che volete. Quando uno dice veramente che il cosiddetto senso della vita è la morte, cioè che Dasein il famoso. Lui per dire essere umano che gli sembrava troppo volgare, dice Dasein cioè esserci o esser là, tutta una parola, eh. Eh, dove la è l'avverbio locativo, non è il pronome, esser la o esserci o esser qua scegliete voi come tradurlo, sto famoso Dasein, il suo senso è pensare alla morte, l'essere per la morte. A me sembrano di totale idiozia, non perché non pensi alla morte, cosa che mi capita praticamente ogni sette minuti, ma non è che mi interessi granché. Nel senso che forse diverso da altri, sono uno di quelli che invece pensa, però non voglio introdurre un ulteriore motivo di, di polemica, che il calcolo si può fare. È molto meglio, lo avevo presentato presentando David Benatar, è molto meglio non esistere che esistere. E qui meglio vuol dire proprio è meglio, è meglio per chi non esiste. Nel senso, che è meglio. tuttavia, lasciamo perdere perché diventa lugubre. Abbiamo, abbiamo, di... abbiamo già ecco, abbiamo discusso quello, ma forse diventa, diventa gioco forza metterlo qua, no? Perché no, diventa si... gioco forza perché. Uh, una delle, una delle opzioni in questo dibattito che per chi ha seguito i filosofi c'è un gruppo di persone crescente, cosa strana, che si chiamano gli antinatalisti, cioè questi sostengono che l'estinzione uh, dovrebbe essere un atto intenzionale, nel senso che dovremmo noi, se fossimo delle persone uh, moralmente giuste, dovremmo noi cessare di riprodurci. Per questo sono antinatalisti, nel senso di essere, non sono contro l'albero di Natale, sono contro l'idea che nasca uno da me. Cioè i rapporti, anche i rapporti sessuali o tutto quello che volete voi, dovrebbero essere rapporti sterili, nel senso stretto. Uh, domanda complicata che non sto a... Uh, riprovare su di voi e se questo implica che sia meglio suicidarsi che no, meglio dal punto di vista etico. La risposta di molti è sì, ma non siamo capaci, cioè in re nella realtà per quanto ci siano veramente milioni di persone che si suicidano per i motivi più vari, dai più gravi e seri ai più quasi futili, uh, è sicuramente un gusto molto minoritario. Tuttavia anche se così fosse, nemmeno questi hanno prodotto, cioè nemmeno le persone che scelgano non che siano obnubilate da troppe eh, idiozie elette, o, o dalla droga, o da quello che volete voi, o dall'alcolismo cronico a suicidarsi, neanche quelli hanno un senso della vita. Cioè non c'è una narrazione tragica in cui alla fine io sono Michel Stetter e mi sparo. Mi sparo perché mi sparo. Uh, Michel Stetter, uh, per chi non segue queste cose, è un filosofo italiano che ha avuto. L'incredibile buon gusto di dire una cosa. Adriano, sola. dobbiamo ricordarci perché c'è stata grande domanda. Hanno scritto anche a me, credo, anche a te. Eh, un, un giorno dobbiamo. Ma tu sembri seguirlo. Comunque, si riprende in mano la persuasione, la rettorica, se ne parla. Perché ci vuole sì, una domanda di illustrare. Michel Stetter, eh, in mi caso, è... eh, eh, facciamone, Stetter... Una no, facciamone una nota e non, non scordiamo non una nota. Per me, è volentieri, nel senso che uno dei libri che. Eh, per quanto sia un libro eh, duro, non è un libro gentile neanche un po' e non è un libro di ordine scientifico, ci si sente dentro il tormento di questa eh, persona giovanissima, eh, lui ha fatto questa cosa, l'ha data a una, una, una commissione di tesi, come una commissione di, 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 di insegnanti, di professori, eh, è uscito e si è sparato. Eh, Molto da giovane, era uno, era uno di Gorizia, quindi all'epoca erano ancora semi-slavi, semi semi-tedeschi, semi quello che volete voi, semi-italiani anche. Uh, lui ha scritto tutto questo in italiano, un italiano a volte ostico, però sì, vale la pena di parlarne. Ecco, anche in un caso così, che è uno dei casi veri di esistenzialismo serio, questo è prima di Sartre, di Heidegger, di tutta la canea, di quelli che scrivono per i giornali. Era uno che la pensava così. Cosa pensava se la cosa ha interesse? Ed è vero, alcune persone mi hanno scritto sì, volentieri, vale la pena. Uh, se uh, invece uno pensasse seriamente che la narrativa fosse uh, andare a, uh, a morire, a me sembra un po' insensato tutto questo, cioè è meglio suicidarsi, ma perché devo andare? Cioè se, questo è un ragionamento di ordine ipotetico, volete, per chi avesse la posizione, che credo sia la posizione di Heidegger e molti altri, che il senso è dato da questo, qui ci sono veramente le virgolette, essere per la morte, cioè prendere sempre più coscienza della propria condizione di di suprema infinitudine e bisogna andare a morire tutti. E eh, per chi si consola con le eh, storie, eh, pensa pure che dopo ci sarà il giudizio, l'inferno, il paradiso. Per chi ha meno afflato di immaginazione, no, quella è proprio la fine, cioè scompaio io e scompare il mio mondo, il mio umwelt, cioè tutto quello che io riuscivo a rendere a mio avviso. Mio diario e non mio, cioè io guardavo intorno e davo senso alle sedie, all'architettura, all'estetica, a quello che mi piaceva, alle persone che incontravo, eccetera, 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 ai cosiddetti fatti del mondo, quella roba lì scompare, cioè il mio Umwelt scompare. Se questa roba, se senso va identificato con la direzione, francamente mi sembra che abbia ragione Shakespeare. Cioè, una storia scritta da un pazzo dove tutti gridano e nulla ha nessun significato. Uh, questa è una vera uh, line, una vera riga di Shakespeare che va uh, sempre ben rimeditata perché. Uh, uh, Beh, non lo so, adesso c'è uno che si agita, non ho mai capito l'ammirazione no, no, te l'ho messo io un po' per provocarti, su, non arrabbiarti. Sì, innanzitutto, è uh, un'asletter, un Macario... posso, posso dirti per difendere il signore che, che è anonimo come al solito, ma non importa. Anch'io ho sempre oscillato a, nella persuasione, della retorica, credo, di avere una versione vecchissima comprata appunto in quel di Venezia, in, in, da, gio, da molto giovane, tra sta dicendo una serie di banalità a. Uh, sì, è vero uh, è uno dei primi se non il primo che la mette chiara credo che molto del, della rilevanza che si tende a dare in un certo gruppo intellettuale io lo chiamo nostro perché almeno ci sono cresciuto dentro, pure se non è uscito sia il fatto che l'uomo ha fatto seguire allo scritto un atto uh, che altri non hanno fatto tu menzioni Sartre no? che ci scritto sopra la rava la fava e poi se l'è spassata alla grande Uh, manifestando palesemente che uh, uh, oltre all'essere gli piaceva anche il, il divenire e non c'era il nulla. Uh, L'altro si è sparato: uh, o cosa ha fatto? No, si è sparato, si è, si è, sparato. Uh, insomma, si è ucciso. E, e quindi questo ha caricato, io credo, di, di valenze. Per quello, anche mi interessa sentire la tua versione perché anch'io devo ammettere che oscillo fra il percepirlo come rilevante al dire sì, vabbè, ma lo sapevo so, usare. Uh, mi rendo conto che siano due posizioni contraddittorie, però ammetto di averle. Per quello l'ho messo, la cosa di Bulbus. No, no la cosa... Uh, non so chi sia il signor Bulbus. Neanch'io, neanch'io. neanche io. Neanche non io. Io. No, 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 lo conosco. Ma perché non prendere i nomi normali? Chiamatevi Giovanni Battista. Lo Martino so, di glielo, dico sempre, non lo, glielo dico sempre. Anche a te, d'altra parte, se uno tese a PGS... Se è vero che no, sei una sigla, sì, sigla. Sì, è un indirizzo non è il mio nome il mio nome già lo sapete ve lo posso ripetere il mio nome è File, <ride> lo... il ministero di chiamarsi bulbus sembra un oh, ragazzi sì. io vi avviso oggi non è, non è, non è sui giorni più tranquilli e eh, Boldrini sta facendo un po lo stronzo lo provoca ma non, 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 non preoccupatevi no Adriano tornando al punto posso, posso buttarti lì la mia lettura infantile perché ero veramente giovane la prima volta ero a militare ah, che ho avuto il coraggio di leggerlo un po' tutto e quindi militare l'ho fatto nell'80 avevo 24 anni ne avevo sentito parlare prima non l'avevo mai letto e per tirarmi sul morale del nonnismo andrai a comprarmi spendendo parecchi soldi ce l'ho ancora ah, il libro di Heidegger edizione Utet quella di lusso me lo portai in caserma con il mio ah, col Butazzoni che dormiva sotto di me si eh, addormava tutte le sere dicendo c'è mood le bighe Boldrin voglia dire come stanno le palle Boldrin e io mi leggevo Heidegger e lui dice: diceva che cazzo leggi la Bibbia ecco eh, la mia personale lettura dal tempo era che è vero l'opposto del ehm, che il senso sia la morte il senso ce lo dai tu e il senso sta nell'accettare proprio che è finita e viverla con la coscienza che è finita appunto. che non mi sembra una cosa così stupida anzi secondo me è una cosa interessante perché è la maniera di porre se vuoi quel calcolo di cui ti dicevo prima che io lo rappresento nella forma di calcolo per quanto mi renda conto che calcolo non è eh, nel senso che non è un meccanismo computazionale tutto razionale che dice vabbè è finita quindi siccome è finita posso finirla anche adesso io ci sono, mi hanno buttato qua perché è anche vero che nessuno con noi ha chiesto. Non c'è nulla di profondo nel fatto che lui constati il buon Heidegger, ultimo fra i 100.000 che siamo stati buttati qua senza che prima ci chiedessero il permesso, cioè, è ben noto, uh, uh, c'è anche nei modelli overlapping generation. La ragione per cui gli economisti dicono che i mercati non possono mai essere completi, pensa un po'. Uh, insomma, è, è, non è originale quel pensiero, non è originale nessun pensiero. È forse originale la maniera in cui lo mise in quel libro, almeno a me, 24enne, fece una certa uh, impressione, nel senso, mi ha messo in ordine una serie di idee. È finita, la posso finire adesso. Per trovare la ragione per continuare a, a viverla, devo trovarci io un senso nel senso, oh, 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 mamma mia, uh, di cui si diceva prima, e cioè che ciò che mi dà piacere, che posso fare è superiore a ciò che mi dà dolore e vorrei evitare. Stai parlando di Heidegger o di Michelstetter, Stetter? Sto parlando in realtà appunto di tutti e due, perché in realtà il Michelstetter Stetter ha fatto i conti, e ha detto: No, i conti non tornano, vaffanculo. Uh, l'Heidegger di quel libro, non sto cercando di difendere il folle nazista. Tra l'altro, in seguito ai colloqui con te sono andato a prendermi, che non avevo mai letto, Heidegger's Children di, di, di Volin. E sì, a leggere le robe di Heidegger ti viene lo schifo personale nei confronti di questa persona, cioè nel senso che considerato come sei fatto tu e come sono fatto io, credo di conoscere un po' te anche un po' me, uh, uno del genere lo, lo prendevo a pugno, gli sputavo, non lo so, lo cacciavo da casa come ho fatto con qualcuno, dicevo, va via, mi sporchi il divano, uh, sedendoci sopra. Quindi sono d'accordo, non voglio per caso in quel fottuto libro uh, l'articolazione della, della nozione di design non è che mi ha convinto di niente, non mi ha fatto scoprire nulla, ha solo messo in ordine una cosa che io, 24enne, vivevo dentro di me abbastanza in maniera piuttosto precisa. Uh, sarà che qualche amico aveva deciso di andarsene, sarà quel che sarà, e credo anche tu, insomma, conosci, avendoti già conosciuto a quel tempo. Tutto là. Non sto, non sto trasformando l'uomo in un eroe. Uh, in a differenza di Heidegger, che ha degli aspetti un po' di, di, di gonfiare moltissimo i suoi, i suoi modi di esprimersi, eh, certo. fino, a dire, fino a dire delle cose banali, con un tono da aver scoperto la pietra di rosetta dell'universo, in cui tutto finalmente diventerà trasparente e visibile, Uh, in Michele c'è una cosa un po' diversa, c'è questa specie di ansia, qui uh, cito una persona a me cara di metafisica della gioventù, è un giovane che fa una domanda secondo me tutt'altro che banale, ma sei persuaso di quel che fai o no? Ci hai pensato? Uh, naturalmente, come il titolo probabilmente vi suggerisce per chi non l'avesse letto, la sua risposta è che nella grandissima, forse nella quasi totalità dei casi, la gente risponde a questa cosa, essere persuasi di quel che fai, eh, con eh, retorica, cioè con artifici linguistici di tanti certo. generi. Il principale è quello appunto di inventare una narrativa: è l'unico punto fisso a cui sono arrivato pensando a queste cose. In cui uno dei ruoli decisivi è proprio inventarsi una narrativa, in cui uno si inventa una storia di se stesso. Che può essere bella, brutta, a volte ci sono aspetti proprio anche di, auto, di autocommiserazione, cioè bisogna dipingersi come un poveretto, uh, per chi volesse esempio. <ride> eh, c'è sempre una componente eroica. eroica. Sì, sì, c'è una componente eroica di quanto soffro io, cioè non solo sono... Colpito da strali e da infiniti, ma sono appunto Nietzsche. Nessuno mi ama. Sono posso, posso anche dire, però. Leon, lascia che ti interrompa perché mi, mi piace il dialogo su questa roba qua. Perché sono, sono, sono cazzi nostri. Ne abbiamo. Questa è una cosa molto moderna. L'uomo del 400 non si inventava nessuna fottuta retorica. Non, se, non so nemmeno se se lo chiedesse, forse lo sentiva, ma non se lo chiedeva. Non ti pare, questo difatti. Questa è anche una cosa uh, a me mi ha sempre colpito su questo tipo di cose che uh, una delle ossessioni che è certamente dopo almeno data da Michel de Montaigne uh, se voi right. leggete Omero nessuno sa cosa pensa Achille o a Ettore o a Iace, proprio nessuno cioè, fanno delle cose no. dicono delle cose ma nessuno ha questa specie di Fuoco su se stessi, a un certo punto, deriva da tanti fattori che sono difficili da individuare in modo breve, c'è questo interesse a come io vivo me stesso. se Ci pensate di una... Perché acquisiamo la nozione? cioè In qualche maniera, è uno dei, dei meme culturali che, che appunto, che emergenti di una certa società, e forse hai ragione tu, con, con Montaigna. Eh... Sì, forse, forse, non lo so, adesso non ho cultura sufficiente per dire se è il primo in cui nasce no, no, l'individuo che, che parla di se stesso, dei suoi pensieri. Nasce questa cosa, forse addirittura eh, per chi conosce eh, la tradizione dei cristiani, forse Agostino, Agostino di Pona, il santo, eh, quando lui scrive confessioni era una cosa abbastanza inaudita. cioè... Eh, Cristo ha eh, pare... raccontato una serie di tu cose. Sai meglio di me che c'è una tradizione culturale molto a, che io trovo convincente che la nozione di individuo proper nel senso moderno germoglia proprio col con Paolo, cioè col, col cristianesimo. e con Paolo. È, è probabile di sì, è una cosa che viene dal cristianesimo, perché ad esempio in quel poco che so, che è minuscolo... Daniele concorda. Delle tradizioni nasce insieme alla Cersea. Cioè, uh, da quel poco che so, per esempio, uh, ai buddisti non gli potrebbe interessare di meno degli individui, esatto. cioè gli interessa di una cosa particolare che è il dolore, che è l'unica realtà dell'universo che si sta malissimo, uh, tutti stanno malissimo, bisogna distaccarsi sempre di più fino a sperare che nel, nel rimescolamento cosmico dei mazzi di carte arrivi in nirvana in cui finalmente nessuno soffre più perché non c'è nessuno. Nel senso che io non ci sono, per cui... A priori io non soffro, il che non è male come prospettiva, però, appunto, è tutto meno che un individuo, è tutta un'altra cosa, è una metafisica. Se volete, due cose: se questo tipo di cose vi interessano, è un'ottima idea parlare di Michel Stetter per due ragioni. Innanzitutto, è uno che si sbrodola molto poco, sono delle cose corte, una parte è appunto un caso. Uh, questo libro famoso, che credo sia l'unica cosa che in vita sua uh, lui uh, avesse resa pubblica, era una tesi di laurea, per cui c'erano tutte le, 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 le strutture e le, le, le limitazioni del, del processo uh, valutativo di una tesi che bisogna esaminare, parlare, porre delle obiezioni, quindi non può essere una cosa di 5.000 pagine, deve essere una cosa corta. Uh, io ho provato a essere corto, non sono mai arrivato a essere corto quanto lui, anche in crisi. Quello vale la pena. Sul tema generale del senso della vita, eh, penso che ci siano due eh, alternative. E qui un po', eh, invece, io sono d'accordo, questo è proprio un calcolo. Sul senso, in termini globali, cioè nel senso che vi sia una. Nella, nella direzione in cui vi sia una risposta, come dire, generale. Il senso della vita, due punti, è e segue un breve paragrafo, non 18.000 riflessioni, ma un breve paragrafo. La risposta è nulla a questa cosa. Una delle possibili alternative è pensare che il senso sia appunto questa specie di uh, crisis management, di controllo di tutti gli strali che il caso ti manda addosso quindi è una nozione molto più piccola, più limitata, è un senso locale. Cioè, per cui va benissimo dire il senso di oggi è eh, che ne so, andare a mangiare, dormire e svegliarsi domani. Eh, sarebbe difficile dire il senso di andare a dormire e morire nel sonno, per quanto eh, sono delle particolari versioni di questa cosa che danno senso moltissime persone, anche amici, anche persone non, non da, da ridere o da disprezzare, sono persone che dicono no, il senso della vita mia è essere una persona seria che tiene bene e mantiene e fa sviluppare, crescere, se possibile, prosperare la mia famiglia. sugli stati generali del mondo, sì, eh, ho delle ma opinioni. Ma... Però, vabbè, ma è la risposta se vuoi anche se non lo sanno, stanno rispondendo a modo loro. A... Quelli che non trovano una giustificazione esterna e cioè nella finalità divina uh, alla risposta del Dasein, cioè che visto che sono qua, cosa è che trovo che mi rende, che mi appaga? Ecco, che mi dà mi prendo cura della famiglia? Ho fatto tre figli, oppure non ne ho fatto neanche uno, non importa, però mi sono occupato del gatto. Uh, ho un bellissimo giardino prensile. Uh, Cerco di uscire dalla, dalla fottuta fabbrica in cui sono stato costretto a, a andare a lavorare e quindi studio di note. Uh, perché tutto questo mi appaga e mi dà una ragione emozionale, del tutto emozionale. Sono sicuro per tutti che alla fine non c'è nulla di razionale in tutto questo. Uh, di razionale nel senso di calcolato, cioè il conto, lo, il conto lo si fa sempre con quelle che chiamiamo emozioni. A il conto finale, chi tira le somme è sempre il tuo stato emozionale, che purtroppo sappiamo anche essere chimico, come abbiamo imparato dai Gerardo Favoretti in questo mondo, ed è lì che casca un po' tutto il palco, no? perché quando poi viene fuori che c'è una componente chimica la puoi anche alterare prendendo la pastiglietta e ti passa la depressione o ti passa l'eccessiva euforia o ti passa questo, ti passa quello, a questo punto anche tutto questo discorso diventa... Boh! Uh, che cazzo vuol dire, però, secondo me quelli che ti rispondono così, Adriano, sai eh, cioè, la parola senso è diventata una, un, un shortcut per, eh, per motivo, per motivazione locale. Cioè, allora, do... uh, due, due osservazioni: uh, può darsi di sì. Anche a me sembra che molti di questi discorsi cadano un po' quando, eh, se voi leggete ad esempio, persone perfettamente stimabili come Bischwanger, eh, tra gli psichiatri, eh, ma anche persone di altro genere. Eh, a me mi ha sempre impressionato questa cosa, che la depressione estrema per eh, le condizioni del mondo, per dirla in breve. Passa a moltissime persone con una roba che è concettualmente non diversa dall'aspirina, è un po' più complicata chimicamente, ma neanche poi di tanto. A mio avviso, queste cose, però, appunto, militano, eh, tre frasi: militano contro l'idea che un senso generale ci sia in qualsiasi direzione. Militano anche, e qui devo spezzare una, una lancia per il calcolo, perché il calcolo è appunto un calcolo e il calcolo dice, dunque supponiamo che veramente il mio apparato, il mio essere emotivo, emozionale, usate le parole che volete voi, ma la parte che ha molto poco a che fare con essere intelligenti. Sia molto soddisfatto di avere il giardino, il gatto, il cane, la mia famiglia, insomma il mio piccolo particolare, il mio orto che coltivo per conto mio, mi dà grande soddisfazione. La cosa non è una battuta, conosco persone, due persone in particolare, che, la cui unica soddisfazione nella vita era vedere le, le loro orchidee crescere. Sembra una follia assoluta, però questi erano proprio contenti. Quando c'era una tempesta le orchidee si ammalavano, diventavano. Insostenibili proprio per il dolore, come uno che gridasse perché stava male. Che sia un fenomeno chimico, penso sia vero, però, questo milita appunto contro la nozione di senso. Sulle cose magniloquenti, il calcolo dice questo: quanto peso do io, perché questo è un calcolo, al mio soddisfacimento, al mio essere satollo delle mie condizioni emozionali e quanto lo do ad altre considerazioni. Che non sono necessariamente anti-emotive, sono considerazioni di altro genere. D'accordo? Perché se io fossi il caso tipico, qui scusate la, la formazione filosofica, per il caso etico. Se io ho una grandissima soddisfazione a girare, in, uh, che ne so io, con la Maserati Ultimi, che è l'ultima, che è un, un, un fuoristrada a 12 cilindri. Uh, molte persone si sentono in colpa perché inquino il resto dell'universo, cioè faccio più uh, sporcizia dappertutto di 50 milioni di persone che al massimo gli cadono l'olio delle catene, delle biciclette. Uh, naturalmente, se uno fosse davvero solo, solo uh, diretto dalla propria condizione di essere emotivamente soddisfatto, tutti appena possono, non solo si comprerebbero la Ferrari a 12 cilindri, ma la ruberebbero. Questo non accade, per cui ho l'impressione che ci sia un elemento di calcolo in cui spesso molti fattori entrano in gioco che non sono esclusivamente come dire. Questa cosa è, ha un nome, si chiama edonismo, cioè che la mia eudaumonia personale allo stato delle mie condizioni emotive sia eh, l'alfa e l'omega del problema. Non so perché. Uh, C'è uno che si lamenta che io sono uno che richiede degli abbonamenti, non ho la minima idea di cosa sia. Non ma... ti preoccupare, ce l'hanno con me. Allora, uh, io ho messo sul mio canale YouTube e Twitch, perché mi sono ro rotto i coglioni di dovermi sobbarcare decine di migliaia di, di, di euro di avvocati, perché i dementi querelano ogni due per due in Italia, i pubblici ministeri regolarmente archiviano però tutti i fiocchi. 4, 5 mila euro ogni volta perché l'avvocato amico tuo va a rompersi le balle a, 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 a fare le procedure e, e vabbè, lasciamo stare. Allora, io ho messo in abbonamento alcune cose, non le cose con te, solo le cose che faccio io perché, ovviamente, non intendo utilizzare il tempo degli altri. Quello che è successo è che su Twitch ah, stamattina, ah, non su Facebook, eccetera, e non su YouTube, dove la carichiamo il giorno dopo. Oggi la caricherò immediatamente. Uh, è rimasta la memoria di un video precedente fatto ieri che era solo per abbonati e questo implica che alcuni vedono che c'è ma non la possono vedere perché è solo per abbonati e twitch per di più c'è anche questo problema tecnico questo glitch che non gli puoi cambiare status a un video una volta che è iniziato quindi io in questo momento sono andato a vedere se potevo metterla aperta a tutti e non ho potuto metterla aperta a tutti perché me lo impedisce il software mi scuso con quelli che eh, mi stanno scrivendo, eh, mi sono appena scusato io per quello. Sono io quello che si scusa, uh, ma è successo così stavolta. Le altre volte, infatti, non era successo, e, okay. e adesso aggiusterò. Ma per oggi, questa parte su Twitch rimane la live, rimane per abbonati. Poi il video, appena Adriano e io terminiamo, va, va per tutti. E quindi lo si può. Comunque, terminiamo la sveta. Eh, due osservazioni eh, davvero conclusive. A chi piace questa cosa, si faccia vivo anche a me personalmente. Quello che vedete nella fascia rossa sotto la mia testa eh, non è il mio nome, nel senso del nome che c'è scritto sulla carentina, è eh, la mia posta, per cui potete scrivermi direttamente. Se questa cosa interessa, quella è una cosa che faccio volentieri. Altrettanto volentieri, se. No, Adriano, siccome essere... stavo cercando di aggiustare questo la, 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 guaio della, della cosa, cos'è la cosa che cosa interessa quella parte lì? L'ho capita male. Se la cosa di parlare specificamente del eh, testo che si chiama Persuasione retorica di Carlo. Sì, Lirizzonte... sì, no, ma quello ho deciso, ci hanno scritto fin troppi per, per farlo, ne parleremo. Eh, volentieri lo faccio dandovi la mia opinione, nel senso che è un testo di cui secondo me bisogna avere un certo grado di rispetto. Non è facile immediatamente, però uh, ha sicuramente un grande interesse. A modesto avviso il sottoscritto è una delle cose migliori che nell'ambito di quello che passa per filosofia gli italiani hanno fatto, almeno in tempi uh, recenti. Uh, non citate Tommaso d'Aquino, Vico e Machiavelli perché è proprio, proprio un'altra un considerazione. Due cose, a mio avviso il calcolo è fortemente negativo, il calcolo a cui accennavo prima, cioè il calcolo fra le proprie, se volete, soddisfazioni emotive o emozionali e quello che è eh, dall'altro lato, cioè gli aspetti negativi di questa cosa sono altissimi. Eh, questo si può discutere all'infinito, capisco che sia un calcolo che ha una, un elemento. In cui ogni, ogni individuo dà dei pesi soggettivi a, alle varie posizioni argomentative, per cui tutto qui eh, capisco che possiamo essere in vero disaccordo su che peso bisogna dare all'esistenza del cancro del colon e che peso bisogna dare all'importanza, che forse è estrema per me, eh, di appunto selezionare e far crescere bene le orchidee. Eh, che, implica miliardi di persone, c'è cioè un mucchio di gente che fa questa cosa, e così via. Uh, questo è quello che volevo dirvi. La terza cosa, ed è l'ultima frase conclusiva, quando ho scritto questa cosa in un po' in un in una andata e ritorno di cose che vanno e che vengono, uh, c'è una cosa di cui secondo me uh, andrebbe non male parlare in queste aree, se volete, meno, meno scientifiche e più... Esistenziali personali o private ed è l'amore, perché una delle risposte che mi è stata data da moltissime persone è che il senso della vita è l'amore, cioè innamorarsi di qualcuno. Non l'amore degli astratti, cioè mi piacciono i gruppi finiti di classe quarta. L'amore di una persona, cioè la cosa che dà senso alla mia vita è che sono innamorato di mio marito, eh, di mia moglie, in casi rarissimi di mio figlio, mentre il soprattutto nelle tradizioni più occidentali, non, non poligamiche, non poliandriche e così via, è il coniuge. Uh, si noti bene che questa cosa è stata smantellata da un filosofo bravo che purtroppo è morto, che si chiama Denis de Rougemont, uh, che si è sforzato di dimostrare che questa cosa è davvero un mito, nelle condizioni peggiori in cui si usa la parola mito, uh, che ne so, come il mito... Ulisse, Ulisse è un mito perché, appunto, fa un mucchio di cose che non si possono fare. Ulisse è andato all'inferno, ha ascoltato un, un cieco che gli spiega cosa succederà, cioè quelle cose che non ci sono, eppure fa quella cosa che è un mito. Il mito di Ulisse, grand'uomo saggio, che persino è in grado, eh, forse nell'episodio più da ridere di, di Odissea, di ascoltare le sirene senza farsi mangiare dalle sirene. Uh, queste tre cose volentieri. Uh, mi scuso per i ritardi e uh, davvero, siccome come avete notato, propendo per l'ipotesi che la vita sia insensata, tediarvi ancora su una roba di non senso uh, sia un po' difficile. E non è vero, a mio avviso, che non vi sia anche, e questa è una cosa un po' da, da rifletterci perché è delicata, che non vi sia anche un modo in cui... Anche chi desse più peso del sottoscritto alla propria soddisfazione dal punto di vista emotivo e così via, che esiste, non sto dicendo che sia, ci sia un problema di quanto peso bisogna dargli. Uh, una delle tendenze che abbiamo spesso è proprio generalizzare. Cioè sì, io mi diverto moltissimo a, per usare l'esempio, a seguire... Uh, Uh, se è vero che il processo di antropogenesi, una traiettoria che va dal concreto alla statua, la questione del senso si presenta man mano che l'uomo è sempre più capace di accelerare. Sì, è uno dei modi di dire, è eh, un modo più pieno di parole di dire quello che una cosa che succede, che si generalizza, quando a me piace moltissimo appunto fare eh, l'elevatore, il, il selezionatore, il, il curatore di orchidee, certo uno secondo me, eh, a meno che non sia veramente un... Un monomaniaco, cosa rara, ogni tanto si dice, ma che senso ha sta roba le orchidee? Non solo le orchidee muoiono tutte come muoio io, ma impegnare enormi cose tutte le cose che sono futili. Cioè Mi occupo di diventare un esperto planetario della costruzione di labirinti in cui tutti si perdono. Sì, si può fare però che senso ha? A me sembra una domanda fondata. Ma non no, però... sono sicuro che ho capito, Adriano, perché. Per che cosa? Per, 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 per questo aspetto che loro hanno capito. La, la, cioè, sarà che è una concezione molto animale di come siamo fatti. Però gli esseri umani trovano ragioni del, per vivere, appunto, il senso e non uccidersi in mille puttanate totali. Cioè, per dire, ieri chiacchierando con Gerardo Favaretto su, su questioni di chiamiamole psico-psichiatriche. Caratteristiche delle, delle, delle nuove generazioni attuali, diciamo degli studenti liceali, in particolare, tra i 14, 15 e i 20, ecco, per prenderla un po' larga, è uscita la questione dei, dei videogiochi. Ora, per carità, poi punteranno anche qua: ci cioè, sono dei videogiochi intellettualissimi, bellissimi. Guarda, la grande maggioranza dei videogiochi sono delle puttanate in vereconde <coughs> è assolutamente addictive abbastanza da, da, da che insomma minimizzano l'apporto cerebrale. Molte persone ci perdono la vita e le trovano in quello il famoso senso, cioè la fonte del piacere. Boh, uh, cioè, non sta a me dire, eh, cioè, per carità, io lo, lo trovo ovviamente, non lo farei mai se quella veramente c'è. Cioè, Capisci cosa voglio dire? Cioè, mi pare che i sensi in questo senso, la gente purtroppo le dia le cose più strane, cioè quelli di Wagner danno senso alla vita tagliando le teste delle loro povere vittime, Dio assassino. Non eh, no, no, ma io, questo, io sto solo dicendo una cosa che è molto generale, mentre sono completamente d'accordo sulla natura, se volete, biofisica, animale in questo senso, animale in questo non è un insulto è un animale tanto quanto appunto. sì sì non è un insulto per carità io sono un animale tanto no, quanto un animale che... stesso sembra sei una bestia beh sì e cosa volevi che fossi un. Sì, cioè, cazzo, o... mica sono un minerale grazie a Dio non sono un minerale no, appunto, la risposta è, appunto perché non sono un cristallo sì è vero ma è tutto qua quello che voglio dire è questo una delle particolarità di questo animale è che abbiamo questa dannata facoltà di essere ricorsivi per cui una volta che ci si ponga una domanda del genere? Qual è il senso della vita mia? Lasciate perdere il senso della, della grande collettività, il senso della vita mia. E la risposta fosse: e qui a secondo dei gusti, o elevatissima eh, comporre eh, stupende sinfonie, ma solo dodecafoniche. O eh, forse meno affascinante, però altrettanto attraente, certo per alcuni, eh, giocare il videogame eh, Tetris fino a che svengo dalla stanchezza. La ricorsività, a mio avviso, permette a tutti, non tutti la esercitano, ma questa facoltà c'è, di domandarsi che senso ha dar senso a giocare a Tetris. Questa è l'unica osservazione. Questa cosa è sicuramente eh, una parte del nostro essere biofisici, che probabilmente ha delle forme di cui non si capisce granché, che sono delle forme cerebrali, cioè il cervello umano funziona in maniera diversa dal cervello delle api. Le api hanno un altro tipo di ricorsività, si è scoperto negli ultimi dieci anni, che però non è quella che hanno gli umani. Tutto qui. Eh, per cui anche a eh, dare molto peso alla soddisfazione che uno eh, ricava dal giocare a Tetris eh, 12 ore al giorno o, eh, nei casi molto più nefasti, a tagliare le teste a quelli che vengono catturati da questo, eh, questa fetenzia di reggimento Wagner. Ecco, forse anche uno del reggimento Wagner, una volta che si siede, è meno eh, impasticato di anfetamine e eh, di alcol, si può chiedere che senso ha che dia senso a quello che io faccio o persino a quello che io sono tagliando le teste di, dei poveri eh, prigionieri di guerra. Eh, la ricorsività è una cosa seria che ha anche di questi effetti, cioè io do senso a X, dopodiché è perfettamente possibile incastonare questa cosa e cioè che senso ha dar senso a X. Uh, a mio avviso questa è una vera forse è forse molto forse è quella cosa che rende la biofisica dell'animale, altrimenti detto la persona umana mm. molto particolare, cioè dubito davvero che i polipi che sono intelligentissimi peraltro si pongano di queste domande, però appunto questa è una domanda si basa su un'illazione, cioè pensiamo di capire che i pollici sono molti di Da tutto quello di... che sappiamo, appunto, non si pone, può... ed è la grande differenza. No, eh, il cervello umano, che è la cosa che non abbiamo capito come e perché, uh, si pone, autogenera uh, le domande, i propositi e, appunto, queste cose che chiamiamo senso, the meaning, che in realtà è purposefulness, cioè trovare i mezzi a dei fini o Alla realizzazione dei desideri, delle emozioni, il cervello del polipo ha um, meccanismi emozionali automatizzati e sembra, da tutto quanto ne capiamo, anche quello del gatto, non, el non elaborare eh, più di tanto almeno. Infatti, lì sorge, sorge molto il sospetto che una delle ragioni è una delle, delle, delle cose serie del cosiddetto postmodernismo, non è affatto vero che non c'è nulla fuori dal testo, che non c'è l'autore, le, le idiozie dei vari, Bart, Derrida e compagnia. Quello che ogni tanto ti viene il sospetto è se tutto questo non derivi dal fatto che ce la raccontiamo troppo. Cioè che il polipo ha altrettante drammi, sofferenze, incertezze esistenziali, che io, ma siccome appunto non ha un linguaggio, eh, che non è eh, una comunicazione, puoi comunicare con quello che vuoi anche cambiando colore alla pelle. Sia appunto non un oggetto di design, semplicemente perché non ha il linguaggio, il che ti lascia molto dubbio su certe affermazioni. Io vi proporrei: siccome il professor Bolino. Ma questo è un tema un... che mi piacerebbe affrontare anche con un po' di letture extra, uh, credo, che, volete... perché, credo che la questione del linguaggio, da quello che capiamo, eh, da quello che ci raccontano quelli che sta gli studi studiano, sia intrinsecamente related con l'idea appunto che noi queste robe le pensiamo mentre il polipo o meglio l'elefante che, che so tu amare hanno le emozioni, le tristezze e tutte queste cose qua ma gli manca proprio fisicamente il pezzo che gliele fa quello che noi chiamiamo razionalizzare cioè conce, concepire articolare e, 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 e esprimere attraverso appunto il linguaggio il dottor Chomsky che forse è è tuttora una delle persone più lucide sul tema, sostiene a mezza voce, è probabile che il linguaggio non c'entri niente con la comunicazione, proprio niente, c'entra con pensare, cioè pensiamo in questa esatto, roba particolare esatto, che esatto, è forse esatto. una tale particolarità di ordine cerebrale che facciamo fatica anche a capezzarci, perché non si, capisce se si non si capisce quasi niente, non voglio dire niente. Esatto, cioè, per questo non... risponde anche all'osservazione di caratteristico. Uh, certo, che comunicano, ma è, ovviamente comunico. Ti immagini, è bellissimo. Sto proprio leggendo in questi giorni l'ultimo libro di, di Ed Wilson, che raccoglie una serie di suoi scritti sulle formiche, che sono stati il grande studio tecnico della sua vita. E cazzo, se le formiche comunicano uh, il linguaggio, nel senso in cui lo intende Adriano e lo intende Chomsky, è un'altra roba da, un mecca da meccanismi di comunicazione, in questo caso chimici, quasi tutti, no? A quelli delle telecamere. Eh, no, alcuni, alcuni non sono c'è alcun dubbio che gli animali fra di loro comunicano, è che non. No, pensano non solo, nel senso non solo che comunicano, ma proprio, si dicono delle cose. L'esempio eh, che è famosissimo è eh, la capacità, quella davvero stupefacente, eh, delle api a cercare di far capire a tutte le api di una comunità dove bisogna migrare che non è problema banale, che se io dico ma eh, signor Boldrin scusi se io vado a St. Luis, dov'è che vado a dormire? e lui mi dice va al tal posto dove c'è un motel buono che conosco io si chiama quello che volete voi the lodge of si chiama casa mia o è vicino a casa mia insomma, prendi quella strada gira a nord al terzo isolato eh, vedi un'insegna luminosa le api questo non lo possono fare eppure e non sono fatti ripetitivi. La scoperta che è stata fatta da alcuni, per darci un'idea di cosa la gente trova in motivo di ci sono due persone che hanno passato vent'anni a guardare le api. E queste api sanno ballare in un modo molto particolare, che fa uso di una loro capacità di discernere le effemeriti e quindi danno direzioni: proprio di direzioni, sono come, come un GPS. Dicono a questo punto stai dritto volando in questa direzione verso la stella tal di tali per eh, che ne so cosa dicono, 15 minuti, e gira a sinistra e fermati là, lì c'è il posto dove bisogna fare il prossimo insediamento di api. Sicuramente è una comunicazione. Eh, qui non sto a tediarvi, anche perché abbiamo parlato uno, più di un'ora e troppo tra ritardi e pallevari, ma qui non ha importanza. Le pallevari non hanno importanza, il linguaggio è veramente un'altra cosa. Cioè, si potrebbe anche non comunicare mai niente. Sotto certe condizioni è descrivibile un linguaggio che comunica nulla. Uh, a voi sembrerà strano perché siamo talmente abituati a fare quello che sto facendo, cioè a usare in questo caso delle frasi in italiano per comunicare uh, delle idee non facilissime da comunicare e tuttavia si potrebbe anche non comunicarle mai, cioè uno potrebbe pensarsele, questo non è un problema di eh, esiste l'idioletto, li lasciate perdere le scemenze dei filosofi. Uh, ci sono queste cose che eh, probabilmente sono un'unicità cerebrale, il che rende molto strana questa cosa, non c'è dubbio, probabilmente alcuni fa gridare al miracolo, a mio avviso non è un miracolo, è solo che tra i tanti casi c'è anche un caso. In cui una specie, da quello che ne sappiamo, è probabile sia la sola specie a questa cosa. Fine, tutto il resto, tutti quanti quelli che parlano con la propria barcavela, col proprio cane, con la lampadina, si può fare tutto quello che si vuole. Se parlate a lungo con la lampadina, anche vi risponde, non c'è nessun dubbio. Ma. Eh, sì, sì, T tutti i navigatori in solitario dicono quando cominci a parlare le vele a lungo e ci passi otto mesi, dopo un po' le vele ti rispondono. Uh, io direi questo, se accettate una proposta, uh, proviamo a fare una cosa su Michael Stetter anche la settimana prossima, perché lì uh, vi suggerisco di leggerlo. a parlare perché... dell'amore che mi affascinava questa cosa. Allora, se volete, uno di qui a... Ha una settimana, la settimana successiva, oggi è il 14-15 di aprile, prima della liberazione della resistenza. La resistenza quest'anno io suggerisco di ignorarla perché in Italia ne verrà fuori un tal casino, un tal orrendume, grazie a e compagnia, che mi verrà il vomito, Adriano. Per perché questo. sono... Però eh, è possibile sono... per vedere questi figli di puttana, perché non vedo altra maniera di chiamarli... Uh, staranno, useranno il 25 aprile per fare l'apologia della Russia quindi guarda davvero eh, purtroppo per ragioni uh, appunto private che quell'altro abbia fatto l'apologia quell'altro è il presidente del senato della repubblica non è un quell'altro a caso per fare l'apologia uh, di quelli di, di, di non so di dove erano dell'alto adige di, di Bolzano del battaglione brunico Bolzano quello che è sì, uh, certo certo eh. certo per cui, ecco, è un po' una schifezza, per cui non parleremo di resistenza. Vi propongo questo: la settimana prossima parliamo dell'amore. Su cui ho due cose da dire che sono molto, a mio avviso, semplici, ma ciò non di meno controverse. Uh, e poi faremo. Michel Stetter. Dopodiché vi auguro un'eccellente domenica. Perché è sabato, Saturday night fever è la febbre di sabato sera. Per cui divertitevi un po' uh, e uh, lasciate appunto perdere quello che dice Lampi. Eh, la resistenza è stata una cosa minuscola da un punto di vista militare, straordinariamente eroica di una piccola parte della popolazione italiana, eh, quasi tutta da, da Napoli in su, eh, molto poco da Napoli in giù, nel senso di punti cardinali, molto poco da, da, da Roma in giù. Da Roma. Sì, no, ci sono stati degli attacchi a Napoli. Comunque, vabbè, insomma, adesso, esatto. la, la, la geografia e la storia non, non, non sono importanti. Eh, la resistenza è stata una cosa abbastanza eh, eroica di persone che hanno avuto ancora il caso eh, di aver la fortuna eh, che l'Italia, essendo parte del famoso asse Roma, Tokyo e Berlino, doveva essere schiacciata ed è stata largamente schiacciata da. Eh, dai bombardamenti e dagli attacchi che seguono gli sbarchi americani, inglesi, neozelandesi, eccetera, 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 polacchi, per cui la battaglia di Cassino non l'ha fatta eh, la resistenza. Tuttavia, la resistenza ha fatto nel suo piccolo eh, quello che a modesto avviso è stato scritto, era la cosa giusta da fare, cioè sparare al papà della russa. Mi scuso, ma eh, la vedo così. Uh, ci sentiamo uh, la settimana prossima. Parleremo di amore. Che se non altro è molto più ilare perché è molto più divertente come problema. Uh, pensateci. Allora, qualcuno... allora, la decisione pubblica: che devi andare, dai, va via. Che ti va ad andare a sera. Sì. Sto io no, a rispondere posso... un po' di domande. No, no. Prego. Se hai due minuti, stai, però se hai fretta, no, vai. veramente. Ah, allora, è... Vabbè, allora il programma è buono. Amo... Amore, la prossima settimana che così continuiamo un po' sulle cose di oggi, che sono lasciate, le abbiamo lasciate incomplete, perché secondo me con ecco, l'amore in tutto questo può anche avere una rilevanza. L'amore è senz'altro per chi riesce a trovarlo soddisfacente una cosa che dà senso, che è infatti un'altra di queste cose che col DASEI incentra, perché l'amore è quella roba che ti illude temporaneamente di essere un intero e invece come diceva Bigongiari sei un intero che è solo una metà. Uh, e siccome il problema della solitudine esistenziale, che sia fondamentalmente da soli, e lo sappiamo, è grande parte del problema del senso della vita, che in realtà cerchiamo di farci compagnia con noi stessi. Uh, io credo che parlare dell'amore possa essere una buona maniera per andare avanti sulla riflessione di oggi. Quindi, amore, poi Michael Stadler che diciamo rinchiude l'argomento filosoficamente, e poi finalmente spero che Daniele abbia letto su un Peter perché ti ha rotto i coglioni. Daniele, tre mesi che ti cada da Eser, quanto lento ti lesi. Ecco, cioè, magari dopo, se, se mi date... Poi ci lamentiamo appena... che la gioventù non legge, se quelli che ah, leggono tanto no. come te... No, no, ma non c'è problema di, essere, di leggere quanto me o, o meno di me. È che siccome giustamente Zeitung 66 dice che Schumpeter è importantissimo, lui ha delle cose decisive da dire su Schumpeter, sono contentissimo di stare o semizitto o nella nella corte della ricreazione e si fa un Peter di qui a tre oh, settimane. Poverino, lui non l'ha detto però adesso. Ha detto, oh, finalmente ha detto yes, si può fare. Buono, bravo. Va bene, allora, Daniele, allora, allora, scriviamoci. Il site yeah. che ha detto anche yes sa che da qui a tre settimane eh, il libro, tra l'altro, l'ho anche letto, non è lunghissimo, non è una cosa di straordinaria difficoltà, è un, è un, ha anche un interesse. Anche perché... non, so se, non so se adesso abbia... abbia sia moneta corrente tra gli economisti? Credo di no, però non lo so. Allora, beh, in realtà <ride> purtroppo eh, ormai io sto diventando di un tal negativo con la mia professione e credo si noti dal fatto che quasi... In realtà non è vero, sto periodo sto anche 3-4 paper, ma insomma non mi soddisfano, comunque sto cercando disperatamente di ritrovare interesse a fare ricerca tecnica perché la professione a mio avviso è andata veramente a, a fare in culo, siamo diventati... Ed è uno dei grandi effetti di, di quello che sta succedendo nel mondo democratico occidentale, cioè la massificazione di tutto e il dominio del marketing. Siamo diventati una variante matematica della sociologia. Eh, e quindi no, la parte di Schumpeter eh, che rimane di moda è la battuta, anche perché nessuno legge più niente. Per cui si continua a reinventare la ruota a due colleghi bravissimi, per carità uno italiano un argentino, anche simpatici, Ivan Verning e Guido Lorenzoni hanno appena pubblicato un paper che si chiama uh, Inflation is Conflict. Senza rendersi conto che queste robe, una certa letteratura diceva negli anni '70 e che l'abbiamo ripetuto, ripetuto, straripetuto perfino nei video, in tanti, incluso sottoscritto, ma per caso in tanti, in secula secularum. Però questi gli pare di aver scoperto. Che la the, 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 the push, the initial spark per l'inflazione viene, viene dal fatto che c'è un conflitto sulla, sulla distribuzione del reddito. Che a un certo punto, per una qualche ragione, la distribuzione del reddito esistente non va più bene, inizia un gioco di scontri attraverso i prezzi, e questo eh, se, lo, se lo lasci andare ti crea l'inflazione. È un'idea vecchia come il cuco, tra l'altro molto marxista. Piaccia o meno, e questo dipende dal fatto che la gente non legge, tutta sta pappardella per dire che la gente non legge Schumpeter, la gente legge gli slogan dei riassunti di Schumpeter, per cui di quel libro, sai cos'è rimasto? È rimasta la famosa creazione distruttrice, okay? O distruzione creatrice. Uh, e niente altro. Tutte le altre riflessioni che ci sono, più o meno interessanti, questo lo vedremo. La gente se le ha scordate. Quindi in realtà è molto di moda quel Schumpeter. Tra l'altro, è di moda quel Schumpeter, non tutto quello precedente. Quello, io una cosa che argomenterò è che quello è il peggior Schumpeter. Tutto quello che Schumpeter ha scritto prima era infinitamente più geniale interessante del nuovo. Quello è un libro bavoso di un vecchio incazzato e preoccupato, per carità, intelligentissimo e, e, e acculturatissimo. Eh, però, è un libro mediocre rispetto alla sua produzione precedente, però quello è il libro famoso perché c'è appunto de Creative Destruction e, e questa è, uno, è una molto catchy come, come frase, quindi non, non, non c'è... Comunque, ah. nel marketing una delle cose da fare è appunto trovare, invece di trovare lunghe e forse eh, sagge disquisizioni, trovare veramente the catchy phrase, trovare un, una, una frase che sia o perfino un sostantivo cioè la creazione distruttiva o, la, distrutti, o la, la, la distruzione creativa è molto più importante di Michael Stetter che appunto è difficile da riassumere Però, ah, chi lo sa, un... mi, potrebbe essere più interessante Michael Stetter <coughs> vi, vi saluto buona domenica ciao caro io rimango ciao un attimo perché c'è un paio di domande a cui volevo rispondere allora, caratteristico, <ride> sto cominciando a conoscerti, sono uno con le opinioni forti, però ti invito <coughs> un po' di riflessione sulle parole. Allora, sulla questione del linguaggio, beh, capisci, è, il nostro linguaggio per definizione non è più obsoleto, deve essere meno obsoleto. Perché? Perché siamo venuti dopo le formiche. Quindi la, uh, il meccanismo selettivo sulle formiche le ha selezionate in maniera tale per cui appunto comunicano a, attraverso queste procedure automatizzate. Perché sono state selezionate a sopravvivere, solo così sono a sopravvivere. Noi non siamo stati selezionati, o meglio, o meglio, prima di dire cazzate. Non solo siamo venuti dopo, non solo siamo chiaramente biologicamente più potenti perché facciamo cose che le formiche non possono fare, fra cui distruggerle. Tutte le volte che ci rompono i coglioni, le facciamo fuori. Quindi uh, voglia o non voglia nella pura scala uh, della uh, della, della lotta per la sopravvivenza la darwiniana per volendo dare proprio un'interpretazione brutale all'intero modello o all'intera teoria siamo chiaramente superiori perché noi possiamo farle fuori tutte le volte che vogliamo loro poi ritornano insieme sì, noi le facciamo fuori lo stesso quindi non sono di certo le formiche che ci preoccupano e per definizione il nostro linguaggio venendo oltre il loro è meno obsoleto e il fatto che sia anche molto più efficiente si prova dal fatto che in questo momento tu e io ci stiamo parlando Uh, in una maniera, stiamo articolando pensieri e discutendo delle formiche, cosa che invece le formiche non fanno. Cioè, non credo esista una comunicazione di formiche in cui conversano della questione e si chiedono se caratteristico e boldrin uh, sono o non sono uh, bruciabili come loro. Quindi io insomma, rifletterei un attimo uh, sulle cose. Daniele, sì, quella di Mark sull'ape l'architetto è una questione che ho affrontato, che sto affrontando alla mattina e un quarto, è molto vicina alla storia appunto di cos'è il progresso e perché il progresso degli umani ha a che fare con l'architetto e l'ape non riesce a fare il progresso. È una delle grandi illusioni di tutti quelli che ritengono che esista solo uh, i fenomeni emergenti da <coughs> stile a uh, network o la stochastic, siamo mutuati dalla termodinamica, dalla fisica eh, e, e così via. Uh, no, uno degli aspetti interessanti dell'esistenza dell degli umani è proprio che non ci sono solo proprietà emergenti eh, d'auto-organizzazione, da c'è una roba che hanno solo gli umani che è l'innovazione, la creatività, chiamatela come volete, la novità, il realizzare dal pensiero qualcosa che non è esistito e farlo in maniera intenzionale. Eh, se non si minterisce questo elemento e si cerca di elaborare una teoria del comportamento e dell'interazione umana che ne tenga conto, il continuare a ridurre eh, l'interazione degli umani a quella delle api, delle formiche o degli elefanti, quando va bene, eh, è riduttivo. Ovviamente coglie degli aspetti del comportamento umano, perché eh, li coglie, ma non coglie ciò che è essenziale al comportamento umano, Ciò eh, coglie ciò che nel comportamento umano analogo e simile e c'è cioè, al comportamento delle api degli uccelli in volo degli elefanti e, e, del, del, dei leoni no al degli gorilla e così via che sono certi aspetti ma non sono uh, l'aspetto che caratterizza gli umani L'aspetto che caratterizza gli umani è che tu e io daniele ci stiamo parlando io sono in un micro davanti a un microfono a 10.000 km di distanza e, a me sembra questa la parte difficile, l'altro uh, non lo è. All'imprenditore gli sembra un controcanto l'operaio di Junger. Non l'avevo mai vista dal questo punto di vista. Interessante, ne discuteremo. Bene, adesso chiudo anch'io. Uh, questa coda era un invito uh, agli ascoltatori. Chi ascolta di contribuire però un po' di riflessione a volte ci vuole. Uh, insomma, altrimenti si rischia di buttare lì a uh, frasi che... Forse appagano, ma non sono molto sensate. Okay? E, e ripeto: un caratteristico, pensaci: vedrai che i meccanismi di comunicazione delle formiche non sono più efficienti dei nostri. Uh, uh, non sono più efficienti. Non so come tu voglia misurare l'efficienza, ma chiaramente non sono più efficienti. Uh, ripeto: per la semplicissima ragione che, appunto, siccome a quel livello dobbiamo usare per forza una scala darwiniana, noi possiamo farle fuori e loro no ecco quindi questo secondo me su questo va va richiede un po di riflessione ciao a tutti um, buona serata e mi scuso uh, sì grazie sono in salute sì. uh, mi scuso per aver messo questo in uh, solo per gli abbonati davvero mi dispiace adesso lo metto, lo metto per tutti grazie a tutti grazie per la pazienza buona giornata anzi buona serata